Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri odierni dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 154 di età compresa tra 1 e 93 anni i nuovi casi positivi al Covid, registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e dunque resta fermo a 2.519. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e dei deceduti, sono 2.149. 60 pazienti più 3 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 11, numero invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 2.078 più 62 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 4.119 test antigenici. Il tasso di positività, dunque, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2,39%. Vediamo i numeri provincia per provincia: più 31 casi in provincia dell'Aquila rispetto a ieri, più 34 in provincia di Chieti, più 25 in provincia di Pescara, più 60 in provincia di Teramo, più 5 di persone che provengono da fuori regione e sono 126 con un decremento di 2 unità le persone per le quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E in Abruzzo i redditi pro capite sono mediamente più bassi di quelli del resto d'Italia e più persone vivono in grave deprivazione abitativa. È quanto emerso dal webinar della regione Le politiche sociali in Abruzzo, che ha fotografato il profilo sociale abruzzese nel corso della pandemia. Inoltre, secondo un report sulla ricchezza mondiale, il Covid ha impoverito tutti tranne i ricchi, specialmente in Italia. Sono le persone ai margini della società a subire maggiormente il Covid. Se è vero che la malattia colpisce ricchi e poveri indiscriminatamente, lo stesso non si può dire delle conseguenze economiche. Secondo uno studio della regione, volto a tracciare il profilo sociale abruzzese, l'indice di povertà delle famiglie nel 2019 si attestava intorno al 10% ed è salito al 12% nel 2020. Nell'anno della pandemia sono aumentate le persone a rischio povertà o esclusione sociale, così come quelle con difficoltà ad arrivare a fine mese. In Abruzzo nel 2020 sono state stimate 42.000 famiglie in povertà assoluta, 7.000 in più rispetto al 2019. Gli individui a sopravvivere con difficoltà nella nostra regione nel 2020 sono stati 121.000, ben 21.000 in più rispetto al 2019. Di questi 26.000 sono minori, 4.000 in più rispetto all'anno precedente. Inoltre in Abruzzo vi sono 65.760 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà relativa, ovvero che hanno difficoltà a fruire di beni e servizi. La situazione era già critica prima del Covid. In Abruzzo nel 2019 il reddito disponibile lordo pro capite era di circa 16.500 euro, il 13,6% in meno rispetto alla media nazionale. Stessa cosa riguarda la qualità dell'abitare. Nel 2019 la percentuale di coloro che abitavano in case sovraffollate, senza gabinetto interno, oppure con finestre, pavimenti o tetti rotti, oppure senza doccia o con problemi di umidità e scarsa luminosità, era già oltre il doppio di quella nazionale. Parametri questi peggiorati nel corso della pandemia. Per quanto riguarda il lavoro, i dati sono in linea con il resto del paese. Il tasso d'occupazione tra il 2019 e il 2020 è sceso di circa un punto percentuale ed è aumentato il gap tra uomini e donne. Tra i due sessi c'è una disparità occupazionale del 24%, mentre in Italia è del 20%. Il tasso di disoccupazione invece è addirittura migliorato grazie anche a politiche intraprese quale il blocco dei licenziamenti. Ma quali sono le famiglie abruzzesi che hanno maggiormente subito l'effetto Covid? Secondo lo studio della regione, ad impoverirsi sono state le famiglie di stranieri, quelle più numerose, quelle in cui il cosiddetto capofamiglia è giovane, quelle i cui componenti svolgono i lavori più umili, quelle monogenitoriali e che vivono in aree meno urbanizzate. Insomma, immigrati, donne, giovani,
giovani operai, soprattutto nelle zone più provinciali. Al contrario, il Covid, ben lontano dall'essere una livella, ha reso i ricchi ancora più ricchi. Nel 2020, secondo l'indagine del World Wealth Report, in Italia i paperoni con a disposizione un patrimonio investibile di almeno $1 milione sono aumentati del 9,2%, 3 punti percentuali oltre la media mondiale. Costituiscono l'1% della popolazione adulta e il loro patrimonio si è gonfiato del 2,3%. Il fattore più determinante della crescita non è stato tanto l'andamento positivo dei listini azionari, quanto il boom dell'immobiliare esploso durante i mesi di lockdown. Ma non è tutta colpa del Covid. Secondo un rapporto Eurostat, la forbice tra ricchi e poveri andava allargandosi anche negli anni precedenti la pandemia, di circa lo 0,2% tra il 2018 e il 2019. E un'intera famiglia residente ad Ateleta, in provincia dell'Aquila, con tutti i componenti vaccinati, è risultata positiva al Covid-19. Il sindaco del paese, Marco Passalacqua, ha sospeso tutti gli eventi in programma per la stagione estiva, ordinando anche la chiusura del Luna Park. Il sindaco ha motivato la decisione non solo con la necessità di fermare il contagio, ma anche per sollecitare i propri concittadini al rispetto delle regole di prevenzione contro la diffusione del virus, al divieto di assembramenti e all'utilizzo di mascherine. Nei mesi scorsi, peraltro, Ateleta, piccolo paese dell'Alto Sangro, era finito in zona rossa a seguito del focolaio che aveva visto coinvolte e contagiate decine di persone. Cambiamo argomento adesso. L'evasione dal carcere di San Donato di 2 giorni fa, avvenuta proprio a Pescara, ripropone il problema della carenza di organico nella casa circondariale e si chiede adesso un'indagine interna. Pettinari, quanto accaduto nei giorni scorsi con la doppia evasione ripropone nella sua gravità il problema che riguarda il carcere di Pescara, il San Donato. Lei alcune settimane fa aveva scritto una lettera al ministro parlando proprio della situazione della casa circondariale di Pescara. Sì, non solo, io ho effettuato una serie infinita di sopralluoghi, poi ho scritto diverse lettere al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al ministro. Ho avuto dei riscontri positivi, cioè un riscontro è quello di, mi hanno promesso e garantito di aumentare il personale a breve, quindi di incrementare le risorse, sono sempre poche, ma almeno è qualcosettina di più, e poi di mettere in cantiere nella prossima programmazione imminente dei lavori strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio. Ora io dico bene le lettere di riscontro, bene questi impegni, ma è già troppo tardi, bisogna fare presto, perché non è possibile che in una casa circondariale, in un carcere, si può entrare e uscire come se niente fosse. Allora io voglio che vi sia anche un'indagine interna, un'indagine conoscitiva, un'indagine ispettiva per verificare che cosa è successo, perché non è possibile che un carcere si scavalca e si esce senza nessun tipo di problema. Appoggio pienamente la battaglia dei sindacati, mi sono visto più volte, ho ricevuto le sigle sindacali, sono con loro, ma la politica deve fare di più, si deve assumere la responsabilità e deve risolvere definitivamente questo problema, soprattutto indagare su eventuali responsabilità di, non so di chi, non è il lavoro mio, ma chi ha competenza specifica deve capire come fa un detenuto a scappare e a distanza di giorni a scappare altri detenuti da un carcere. Cronaca: stava incendiando la notte scorsa delle sterpaglie nei pressi del lungomare di Montesilvano, ma è stato notato da un cittadino che ha allertato la sala operativa del 112. Quando sono arrivati sul posto i carabinieri si sono messi all'inseguimento dello sconosciuto, che è fuggito verso la battigia e è riuscito a saltare su un pedalò tentando la fuga via mare. Con l'ausilio della guardia costiera l'uomo è stato fermato e, dopo le formalità di rito, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso accertamenti per il tentativo di incendio, peraltro tema caldissimo in questi giorni. La politica adesso. I consiglieri comunali di centrodestra di Chieti questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, hanno aspramente criticato la gestione dell'emergenza idrica da parte della giunta Ferrara, chiedendo un consiglio comunale straordinario.
Un consiglio comunale straordinario per affrontare concretamente la problematica della carenza idrica nella città di Chieti. Questa è la richiesta dei consiglieri comunali di centrodestra che questa mattina in conferenza stampa hanno presentato le loro proposte. A sorpresa all'incontro ha partecipato anche il sindaco Diego Ferrara, che ha ascoltato le istanze della minoranza. Inizio con una frase pesantissima: benvenuti a Kabul. E non abbiamo bisogno di autobotti, perché l'acqua la compriamo al supermercato per bere, qua si tratta di igiene. Oggi si pubblica un calendario per cui l'acqua si toglie alle 22, alle 19 a Chieti Alta non c'è più l'acqua. Riceviamo lamentele continue di persone che, dico appunto, devono magari andare a lavorare notturni la notte e sono impossibilitati a provvedere alla propria igiene personale. Io credo che il sindaco Ferrara e la sua amministrazione debbano smettere con il torcicollismo. E abbiamo prodotto e produrremo in conferenza stampa i documenti per cui tutta l'amministrazione allora votò il passaggio obbligato all'ERSI, quindi non c'è una responsabilità della precedente amministrazione, compreso l'attuale assessore Remondi, il presidente del consiglio Luigi Febo, ma c'è una mancanza di gestione. L'amministrazione Ferrara deve iniziare a gestire e governare la città, perché per questo è stata eletta, cosa che non sta facendo. La conferenza stampa di oggi, che abbiamo concordato con tutti i consiglieri di opposizione, servirà a produrre un documento con cui chiediamo un consiglio comunale straordinario in cui intervengano i vertici dell'ACA. Di fronte a problemi così grandi, tutta l'amministrazione, senza una divisione, dovrebbe navigare verso un unico porto, e il risultato che noi vorremmo ottenere è quello di essere ascoltati in primis dall'amministrazione, ma anche dall'ACA, perché un capoluogo di provincia non può subire vessazioni del genere, perché siamo di fronte a una vessazione. E adesso andiamo nella Marsica, ad Avezzano. Il punto sulla situazione contagi e ricoveri dovuti al Covid-19 proprio ad Avezzano è stato fatto dall'assessore comunale Maria Teresa Colizza, che andiamo ad ascoltare. Vogliamo aggiornare i cittadini sul quadro Covid marsicano attuale, quindi se c'è stato un effetto ferie, un effetto vacanza, un effetto eventi per quanto riguarda l'aumento dei contagi, quindi la situazione della Marsica e poi in particolar modo la situazione della città di Avezzano sui casi. Sicuramente siamo nel pieno della terza ondata dal punto di vista dei contagi, non proprio dal punto di vista dei ricoveri e dei decessi. Stanno aumentando i ricoveri nei reparti Covid ordinari e purtroppo in questi ultimi giorni, dato inquietante, ci sono stati nuovi accessi in terapia intensiva di soggetti giovani non vaccinati o vaccinati una sola volta, per cui il tasso di occupazione dei posti letto Covid è fortemente monitorato, però al momento la situazione non è critica. Chiaramente l'effetto vacanze, il desiderio di convivialità, il desiderio di stare insieme ha minimizzato un po' le misure di contenimento, e non dobbiamo dimenticare che l'impatto sia economico che sanitario del Covid dipende dai nostri comportamenti. Nel periodo dall'8 agosto al 16 agosto sono state fatte 7.000 somministrazioni nella Marsica, di cui 4.000 nel lab vaccinale di Avezzano e le altre tre a Pescina e Tagliacozzo e anche a domicilio. Da ieri i ragazzi dai 12 ai 18 anni, gli over 60 e il personale scolastico si può vaccinare senza prenotarsi, però per esempio ieri questa cosa ha funzionato ancora molto relativamente, perché sono arrivate soltanto 22 persone con accesso libero al la vaccinazione, probabilmente sono ancora in vacanza e quindi ci vorrà un po' per riuscire effettivamente ad attrarre queste fasce, gli studenti, gli over 60, ripeto, il personale scolastico che non si è vaccinato finora.
E domenica scade l'ordinanza comunale sugli orari della movida di Pescara. Il sindaco Carlo Masci nelle prossime ore prenderà una decisione sui nuovi orari. Sindaco, domenica scadrà l'ordinanza che riguarda gli orari della movida di Pescara. Che cosa si prevede invece per l'ultima parte di agosto, per settembre? Oggi ho incontrato le associazioni di categoria che mi hanno esposto le loro problematiche, i loro desiderata, mi hanno anche detto che la stagione ha funzionato benissimo, nel senso che gli orari che noi abbiamo portato avanti alla fine si sono rivelati giusti per far sì che Pescara potesse vivere tranquillamente l'estate in maniera molto proficua, perché Pescara scoppia di gente oramai da molte settimane, tant'è che non si trova ancora oggi, dopo Ferragosto, un posto letto o un ombrellone o una palma nella nostra città. E quindi mi hanno chiesto di estendere questo discorso fino a fine mese, per poi ritornare a un ragionamento più consono al periodo pre-autunnale. E io sto ragionando, ovviamente voglio sentire anche quelli che in qualche modo hanno altre esigenze in città, tenuto conto che l'equilibrio per me è fondamentale, perché è giusto cercare di trovare l'equilibrio di fronte anche a opposte o divergenti posizioni. Fino adesso ci siamo sempre riusciti e questa città ha avuto vantaggi da questo fatto qui. Domani io emetto l'ordinanza, ma mi sono preso un altro giorno di tempo per ragionare, per capire come conciliare le opposte esigenze e soprattutto come confezionare un prodotto che ci permetta di continuare a vivere questa stagione felice senza creare problemi a nessuno. Rimaniamo a Pescara, perché il Parco Michetti è stato restituito ai pescaresi grazie ad un progetto che ha visto protagonisti i ragazzi del Consorzio Impresa e Sociale. Un servizio di pubblica utilità al centro di un grande impegno per il sociale sono i presupposti che permettono di restituire ai cittadini il Parco Michetti di Pescara, un'area verde che occupa lo spazio urbano compreso tra il palazzo che ospita la prefettura e l'amministrazione provinciale, l'edificio noto come il Quadrifoglio ed il Palazzo di Città. La provincia, proprietaria del sito adibito a parco da molti anni, in questi giorni ne ha infatti affidato la gestione al Consorzio Impresa e Sociale, allo scopo di permettere l'immediata riapertura al pubblico e allo stesso tempo procedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria. I ragazzi impegnati nelle cooperative La Nave, Aurora e Accademia Biancazzurra e Il Sorriso, alcune di queste già coinvolte in passato in attività di pubblico interesse con il Comune, potranno anche realizzarvi un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Devo anche dire, chiedere scusa a questo quartiere, diciamo così, perché non siamo riusciti e non avevamo la possibilità e non abbiamo la possibilità di manutentare e gestire questo Parco Michetti che è nel centro della città. Per fortuna Impresa e Sociale, con in collaborazione con la cooperativa La Nave, ridaranno vita a questo parco. Sono venuti in soccorso e ci hanno risposto al nostro avviso e ci hanno dato questa grande mano. Tutto è in funzione dell'aspetto sociale, tutto è in funzione di un progetto per quanto riguarda noi della cooperativa sociale Aurora Valore e Sapore, partito 10 anni fa nel settore ristorante e quindi ristorazione, catering in genere. Adesso con il consorzio stiamo cercando di fare rete, di ampliare, diciamo, anche la nostra struttura, no? Di ampliare anche le nostre competenze grazie a altre cooperative e associazioni. Quello del Parco Michetti adesso è un'occasione in più, una chance in più che la provincia di Pescara, che insieme al Comune, ci stanno dando. È una nuova opportunità di inserimento. Sicuramente qui a regime contiamo di inserire almeno 4 ragazzi con un tutor in partenza, poi vediamo se riusciamo anche a realizzare il chioschetto come ci è stato concesso e i posti di lavoro saranno ulteriori, vedremo. E adesso apriamo la pagina di sport, perché inizia questa sera ufficialmente la stagione del Pescara 2021-2022 alle 20:45. Match di Coppa Italia all'Adriatico Cornacchia contro l'Olbia. In palio il passaggio al secondo turno che si disputerà il prossimo 15 settembre
contro la vincente del match tra Grosseto e Campobasso. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, ai calci di rigore. Nella lista dei convocati che è stata diramata ieri sera dal tecnico biancazzurro Gaetano Oteri figurano a sorpresa Massimiliano Busellato e Cristian Galano, che comunque non giocheranno dal primo minuto e restano in predicato di una cessione nel caso arrivi un'offerta importante. Tranne Diambò sono recuperati gli altri assenti dell'amichevole con il Napoli. De Marchi, Di Grazia, Ferrari e Ijanes. Difficile la presenza dal primo minuto degli ultimi arrivati, il portiere Di Gennaro e il difensore Gianmarco Ingrosso, che hanno pochi allenamenti con i compagni di squadra. Grandi linee, potrebbe essere confermata la squadra che ha affrontato il Napoli con alcune novità. In porta potrebbe esserci spazio per il baby sorrentino al posto di Radaelli. Tiro di difesa con Cancellotti, Drudi e Frascatore, se Auteri non rischierà Iares. I quattro di centrocampo saranno Zappella, Memusciai, Pompetti e Nzita. Nel trio d'attacco Bocic e Dursi. De Marchi potrebbe soffiare la maglia al centro dell'attacco a Guido Marilungo. Nell'Olbia spazio tra i titolari all'abruzzese Di Casoli, Giandonato, agli attaccanti ex Virtus Lanciano, dove hanno giocato pochissimo, King Yudo e Ragazzo, e all'ex aquilano Arboleda. Non ci sarà l'ex Cocco, che ieri ha risolto il suo contratto proprio con l'Olbia. Direzione di gara affidata a Domenico Leone di Barletta. Io vi ricordo che questa sera, dopo la trasmissione Velo, a partire dalle ore 23, avremo un appuntamento speciale con il nostro TG6 proprio per seguire il post gara di Pescara Olbia, per collegarci dall'interno della sala stampa dello stadio Adriatico Cornacchia, a meno che non si vada ai supplementari, in quel caso saremo ancora all'interno dei 120 minuti da disputare, altrimenti in caso la gara si risolvesse entro i 90 minuti, spazio alle analisi del post ovviamente allo stadio Adriatico Cornacchia con i nostri Andrea Costantini e Paolo Renzetti. Dunque, dopo l'appuntamento con Velo, che inizia alle ore 21 e termina alle 22.45, dalle 23 in poi spazio proprio per lo speciale TG6 dedicato a Pescara Olbia. Il Teramo lavora per preparare la prima gara ufficiale della stagione sabato alle 17.30 al Bonolis contro il Monterosi per la Coppa Italia. In gruppo si sta allenando in prova all'esterno classe 2001 Nicolò Moreo, di proprietà del Mantova. Da ieri invece è ufficiale l'arrivo del centravanti Gabriele Bernardotto, che ha rinnovato il suo contratto con l'Avellino fino al giugno 2023 per poi essere girato in prestito al Teramo. Queste le sue prime parole in biancorosso. Le mie sensazioni sono molto buone, la squadra mi ha accolto subito bene, tutto lo staff tecnico, la dirigenza. Ho capito di venire qui a Teramo perché il presidente mi ha dato, con tutta la società, la proprietà, mi ha dato tanta fiducia e mi ha dimostrato un forte interesse. Quindi li ringrazio soprattutto per questo e spero di ripagarli con più gol possibili. Già sono stato in Abruzzo, ho avuto un'esperienza all'Aquila, in Beretti, quando ero più giovane, e quindi la conosco, diciamo. E è stata un'esperienza importante per me perché è stata la prima fuori casa e giocando in Beretti. E mi sono trovato molto bene. Poi da lì a gennaio mi sono trasferito a Lupa Roma e da lì poi ho cominciato a girare in Serie D, ho fatto 3 anni, fino a che poi non ho fatto il mio primo contratto da professionista a Vibo Valentia. Con gioco con Modica ho imparato tanto, perché comunque ho un modo diverso di giocare dal mio, però mi sono messo sotto e sono riuscito anche lì a fare bene. Poi purtroppo per causa pandemia ci siamo fermati, però ho potuto togliermi anche tante altre soddisfazioni. Invece con l'Avellino ho un'esperienza su una grande piazza dove non ho aspettato ad accettarlo. E è stata anche lì una grandissima esperienza che mi ha aiutato tanto, soprattutto dal punto di vista umano e tecnico. E mi hanno parlato tutti bene di Mister Guidi, e quindi per questo sono contento di stare qui, perché so che può farmi ritornare a fare quel gioco che per me col 4-3-3 mi appartiene tanto, e spero di far gioire questa piazza e di fare tanti gol per i tifosi.
Io sono un attaccante, diciamo, che di tanto movimento, attacco a profondità, fisico, potente, quindi se non arriva il gol però arriva la prestazione, arriva l'aiuto verso i miei compagni, che quella è la cosa principale, perché poi quando aiuti i tuoi compagni e non viene il gol, l'importante è che comunque dentro la partita ci sei sempre. Io darò il massimo, darò tutto come ho sempre fatto dove sono andato a giocare. La promessa, vediamo, spero, vi prometto di dare sempre tutto in campo, perché è la cosa principale, e poi se arrivano tanti gol sono contento sia per me che per loro, perché gioiscono. E in Serie D alla corte del Nereto arrivano altri 4 elementi che recentemente hanno indossato i colori del Giulianova sotto la gestione Bartolini. Si tratta dell'attaccante Forcini, dei centrocampisti Balducci e Cipriani e dell'esterno Antonelli. Ascoltiamo due di loro, Balducci e Antonelli. Luca Balducci è nel progetto di continuità del presidente Luciano Bartolini il giocatore che ha disputato più stagioni, 5 con la maglia del Real Giulianova, e ora si apre questa esperienza a Nereto. Sì, sono contento di riniziare. Sì, col presidente sono 5 anni, sono stati 5 anni belli. Abbiamo vinto 2 campionati, 3 salvezze, quindi per me è stato molto formativo calcisticamente e come persona soprattutto. Quindi sono contento di tutto quello che è stato, ma soprattutto penso al presente. Ora siamo qui a Nereto e vogliamo fare bene, siamo molto motivati, soprattutto per l'anno scorso, che ho avuto un periodo personalmente difficile, ho avuto un infortunio, e quindi ora sono innanzitutto contento di poter stare qui in campo con gli altri ragazzi, perché quello che mi piace fare è stare qui in campo, allenarmi e lavorare. Ecco, si è conclusa la prima settimana di allenamento, quella che inizia oggi è proprio la seconda. Le tue prime impressioni di questi primi giorni? Le impressioni sono ottime, te l'ho detto personalmente, io già sono contentissimo di stare in campo e giocare con questi ragazzi. Poi il mister ha delle idee chiare, ci sono molti giovani e penso che tutti quanti possiamo crescere con lui. Per me si apre questa nuova esperienza, sì, del tutto nuova. Sono 5 anni che sto a Giulianova, da quando sono piccolo che sono lì. Per me questa è un'esperienza del tutto nuova e siamo molto felici di iniziare questa nuova avventura con il Nereto, molto motivati, cerchiamo di dare il massimo e stiamo lavorando secondo me molto bene con il mister, lavorando totalmente su concetti nuovi per noi, e ci vogliamo sicuramente togliere tante soddisfazioni. Poi ci sono anche altri ragazzi che io conosco che ci stavano da altri anni, come Saverio, Cristian, Forcini, Luca, Balducci, e il mister Federico, il secondo, che lo conosco molto bene, ci ho giocato anche. E sicuramente daremo il massimo. Sicuramente una stagione molto interessante, ci sono squadre come il Pineto e il Notaresco che ho visto che sono molto attrezzate, e forse anche la San Benedettese, come stiamo vedendo tutti, è probabile che sia nel nostro girone, e noi ce la batteremo sempre con tutti a viso aperto, non abbiamo paura di questo campionato. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti di questa sera. Alle 21 la puntata numero 25 di Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, fino alle 22.45, e poi alle ore 23 spazio allo speciale TG6 dedicato al post gara della match di Coppa Italia di Serie C tra Pescara e Olbia. Il TG6 invece torna nella notte con l'edizione appunto notturna. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.